Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Christian. Ciao Luca, ciao ragazzi. Ciao Christian. Dunque, siamo alla nostra prima vacanza insieme, dobbiamo fare 50 e 50? Ok, allora, qui dipende chiaramente un po' dal singolo caso. Chiaramente se lo vai a dire alle ragazze di Dubai prendono e vanno via. Perché ragionano in maniera diversa, però ragioniamo un attimo sul contesto italiano. Dipende un po' come è stata costruita la relazione, no? Perché una vacanza non è che costa 2 lire, cioè tra l'albergo, le cene, i pranzi, magari i voli, i taxi, spostamenti, serate, e non costa 2 lire, ok? Quindi dipende chiaramente dal budget che un ragazzo ha. È ovvio che se c'è uno che guadagna 1 milione al mese ha una certa elasticità di spesa, se c'è una persona che ha uno stipendio normale di 1500 euro ha un altro tipo di elasticità, ok? Quindi è ovvio che serva un contributo da entrambe le parti, mi sembra abbastanza palese. Poi se l'uomo vuole come dire contribuire in maniera totalitaria ad una cena, sicuramente la ragazza lo apprezzerà, ma io consiglio di non rovinarsi per fare una vacanza. Cioè, se dovete fare una vacanza e voglio dire vivete in condizioni normali, dite: guarda, questo viaggio costa tot, ok? A te va bene? Vendere un Cioè, accordo. bisogna, come dire, trovare un compromesso. Molte persone si vergognano, no? A parlare di questo, no? Però ragazzi, cosa volete fare? Volete arrivare a fine mese e ogni volta arrivare a zero perché avete pagato le cene? O volete costruire una relazione che abbia un significato anche e che sia sostenibile anche dal punto di vista finanziario? Bisogna affrontare queste tematiche. Anche perché se poi si vuole costruire una relazione, entra in gioco il discorso di come l'abitui anche, Cioè, cosa fai? Paghi l'affitto, paghi le bollette? Le dai, cioè, devi pagare le cose parrucchiere, setista, cioè, no, non va bene, no? Non va bene. grazie, Cristian. Un saluto.